Buonasera a tutti, in modo particolare ai nostri ragazzi. Ho pensato che fosse opportuno, dopo queste settimane molto difficili e anche molto confuse, darvi di persona alcune informazioni. Intanto, come avete potuto leggere anche dalle circolari, abbiamo intensificato ancora il controllo, pur già rispettando tutti i protocolli previsti dall'ASL. La nostra scuola, fin dal primo giorno, ha applicato tutti i protocolli previsti, quindi le entrate differenziate, il controllo delle temperature, il tracciamento di ogni movimento all'interno della nostra struttura scolastica. Alcuni aspetti sono stati ancora intensificati in questi giorni, quali ad esempio la reazione degli ambienti scolastici. Le aule vengono, l'aria nelle classi viene cambiata ogni ora e in modo particolare abbiamo chiesto ai ragazzi più grandi di mantenere indossate le mascherine anche quando sono seduti al loro posto, perché questa è veramente la protezione principale. Abbiamo assunto questa decisione anche su consiglio dell'ASL, oltre che in ottemperanza all'ultimo DPCM del 24 ottobre. I bidelli procedono alla sanificazione delle superfici e dei locali scolastici, in modo particolare dei servizi igienici, ogni 2 ore e dei servizi igienici in particolare ogni qualvolta vengono usati. Abbiamo contatti stretti con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e devo dire che finora ogni qualvolta ne abbiamo avuto bisogno, anche nel weekend, mi hanno sempre risposto o via mail o telefonicamente. Quindi nel giro di poche ore abbiamo avuto tutte le risposte ai nostri quesiti. Questa settimana si sono concluse le nomine dalle graduatorie provinciali, quindi finalmente possiamo partire con l'organico docenti completo. Non abbiamo attualmente classi in quarantena, quindi tutte le classi dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado stanno frequentando in presenza. Abbiamo alcuni alunni positivi, ma che erano già assenti da tempo e quindi non hanno coinvolto la classe che frequentano, e non abbiamo al momento altri casi. Alcuni ragazzi sono in attesa di tampone, ma comunque sono ragazzi asintomatici, quindi sono ragazzi, che tutto sommato stanno bene. Abbiamo pronto il piano della didattica integrata, quindi qualora qualche ragazzo fosse in attesa di tampone e quindi costretto ad assentarsi dalle lezioni, i docenti sono pronti a supportarlo dando il materiale attraverso Classroom ed eventualmente ci stiamo anche organizzando nelle varie classi per avere qualche collegamento, paio d'ore magari al giorno di didattica in modalità sincrona, sia durante le lezioni di classe, oppure i docenti si sono resi disponibili ad avere degli incontri via Meet per seguire e supportare questi ragazzi che hanno questa assenza prolungata da scuola, ripeto, in attesa di tampone o in quarantena obbligatoria. Ringrazio ancora una volta il comune di Giaveno per il costante supporto e la costante collaborazione. Siamo attivi perennemente, siamo in contatto perenne e tutte le decisioni prese sono state prese di comune accordo anche con l'Istituto Comprensivo di Coazze. Ovviamente la scuola in questo momento sembra blindata, nel senso che nessun esterno può entrare a scuola, soprattutto durante l'orario delle lezioni, mentre a scuola ci sono i ragazzi. Ciò non vuol dire che non esistano i rapporti con le famiglie. Abbiamo attivato tutte le comunicazioni via mail, tramite registro elettronico e via Classroom e i docenti sono disponibili ad avere colloqui ovviamente via Meet.
oppure telefonicamente. Quindi se le famiglie avessero bisogno, devono semplicemente inviare una mail ai docenti, alla segreteria e ovviamente a me, e saranno contattati e riceveranno le risposte necessarie. È un momento difficile, stiamo lavorando tutti con impegno. In questi giorni abbiamo anche cambiato in alcune classi i banchi, abbiamo i banchi più piccoli, quelli promessi a luglio dal commissario Arcuri, che finalmente sono arrivati. Questo ci permette non solo di garantire il distanziamento tra le rime buccali, ma anche di avere finalmente rispettati tutti i parametri della sicurezza. Quindi abbiamo garantito lo spazio massimo tra i banchi anche in fase di evacuazione. Purtroppo alcune classi, data la loro numerosità, rimangono dove sono, quindi rimangono in palestrina, rimangono nel locale mensa, ma ci siamo attivati per dotarli di tutti i comfort. Quindi sono in arrivo, purtroppo le consegne in questo momento dalle aziende non sono così veloci, ma sono in arrivo delle lin portatili, abbiamo comperato le lavagne bianche e potenzieremo tutta la rete wifi interna dell'Istituto Gonin. Tutte le nostre decisioni sono tese a garantire il più possibile la presenza dei ragazzi a scuola. Quindi noi stiamo facendo di tutto affinché possiamo evitare il lockdown, ovviamente per la parte di nostra competenza. Non sappiamo che cosa ci garantirà il futuro, speriamo con l'impegno di tutti, rispettando queste regole basi, quindi le mascherine, l'igienizzazione e il distanziamento fisico, di garantire anche nelle prossime settimane una didattica in presenza. Ci siamo resi conto che è assolutamente necessaria. I ragazzi, nonostante lo sforzo immenso dei professori e il loro impegno a seguire le lezioni a distanza, siamo consapevoli che hanno perso una parte di didattica, quindi una parte di apprendimento, ma in modo particolare hanno perso la loro socialità, il loro imparare a vivere assieme, perché, come sempre dico, la scuola è una palestra di vita. Se i ragazzi restano rinchiusi in casa, questo allenamento lo perdono. Vi auguro un buon weekend, ci vediamo lunedì e ci aggiorniamo alla prossima settimana. Grazie.